Allora, in teoria dovevamo avere già finito, siamo stati tutti un po' più larghi, alle 5 e mezzo dovrebbe iniziare l'altro, però magari facciamo la pausa un po' più breve, adesso un quarto d'ora, 20 minuti, se... Sì. Non lo so se qualcuno... Sì, vai, va bene. Ma dispiace perché... cioè, a me siete tutti simpatici, io non vorrei mai essere il bastion contrario, invece alcune cose, proprio in coscienza... mi portano poi a smuovere delle cose e a tirarmi anche delle antipatie dove non vorrei. Non parlo per la verità in tasca perché non ce l'ho, so soltanto una cosa, che noi umani abbiamo avuto parecchia presunzione, se vogliamo essere coscienti dobbiamo essere coscienti su tutto, no? Molta presunzione di aver capito come andavano le cose, aver capito quale fosse il cambiamento, appunto poi tante parole dal sistema stesso sono state prese e manipolate e usate proprio per scopi loro. Ad esempio, parlo da anarchica, qual è l'unico punto comune a tutti gli anarchici? Essere contro il sistema, contro comunque uno Stato dove comunque, se vogliamo discostarci, comunque dovremmo tenere presente che anche la nostra schedatura di tutti i nostri dati, di tutte le nostre tematiche politiche e tutti i nostri pensieri liberi siano stati presi, siamo stati come delle cavie, topi da sperimentazione a favore dei cyborg. Quindi la sperimentazione non c'è stata neanche comunicata che stavano facendo sperimentazione, quindi magari anche dei movimenti che potevano nascere rivoltosi sono stati presi a quanto pare e usati contro di noi. Bene, tutto il sistema ha captato quello di cui avevamo bisogno, si è infiltrato nelle nostre menti, soprattutto parlo anche per me, anche io uso Facebook, no? Però mi sono accorta in seconda battuta di quanto fosse stato pericoloso, proprio perché avevo visto dei miei concetti andare in giro senza che io avessi dato questa autorizzazione, mentre pensavo che rimanesse nel circuito dei miei contatti. Non pensavo che ci fosse un grande database dove McDonald's potesse prendere e fare quello che voleva, o altra gente, per fare comunque della sperimentazione e fare evolvere dei cyborg quando ancora non siamo coscienti della nostra coscienza. Non sappiamo ancora bene qual è il confine tra il bene e il male, come affrontare i nostri limiti interni, non sappiamo bene come affrontare le nostre ombre e cerchiamo di portare avanti un qualche cosa dove diamo un'altra possibilità a qualcuno che potrebbe diventare il nuovo predatore. Già noi siamo i predatori di questa terra per eccellenza. Possiamo appunto usare questa tecnologia bene, ma male, ma forse dovremmo rallentare un pochino il passo, visto i danni che abbiamo creato a tutti noi, al pianeta, alle nostre relazioni, va bene, coscienza unica artificiale però, perché quando non conosciamo chi siamo noi, quando non sappiamo bene come affrontare anche le varie situazioni che nascono nella nostra intimità quotidiana, come facciamo a pensare di poter produrre delle macchine perfette che andranno comunque sicuramente ad aiutarci? Questa è una grande domanda, quindi mi chiedo, in coscienza possiamo essere un pochino più umili anche viaggiando dentro di noi quelle sostanze psichedeliche? A me va benissimo, perché dobbiamo fare tanto, anzi io sono a favore anche di approfondire le questioni, magari andando a capire appunto gli sciamani, come vedevano questo oltre, questa coscienza comunque che è impalpabile. Inoltre, per non morire mai, se veramente abbiamo coscienza, sappiamo che questo nostro avatar è soltanto un mezzo per fare un'esperienza terrena. Pertanto l'avatar ce l'abbiamo già, se abbiamo coscienza possiamo avere la forza e il coraggio di andare avanti senza questa cosa, possiamo sviluppare delle parti robotiche a favore dell'umanità e del pianeta, questo ci sta.
ma fin tanto che non sappiamo controllare la smania di potere che dilaga ovunque e non sappiamo chi controllerà queste macchine finali, perché a volte vengono fuori dei movimenti che sembrano reazionari, però poi appunto il sistema capta, perché questi sono da millenni in azione per sottometterci e ridurre la popolazione come l'hanno ridotta. Quindi alla fine mi chiedo in coscienza proprio se possiamo dargli questo favore al sistema, perché cioè, teniamo presente che siamo totalmente ingabbiati nel sistema così. Mi sembra che proprio, non so, uno, forse Steve Jobs aveva detto che le carceri comunque della nuova era sarebbero state senza muri, no? Senza sbarre. Proprio perché ci stiamo costruendo proprio le gabbie intorno a noi a livello artificiale, perché se io pubblico una cosa e poi lo sanno tutti e non lo so, di conto mio, che qualcuno può utilizzare dei miei dati e magari va nella controparte, per me è macella. Tutto qua. Ma non so se, a me non sembra che il discorso che fai tu sia in contrasto con nessuno dei discorsi. Anzi, che è stato fatto. Il fatto che prenda. Allora mi voglio troppo bene. A me sembra che tutte le presentazioni fossero drammatiche. Ma siamo tutti d'accordo con te. Mi sembra che sia una visione. Nessuna fa una visione positivista. Molto corretta. Corretto con quello che ho detto prima, nel senso che lo stesso Liri, di fatto, se la buttiamo sul politico, era un libertario, quindi oltre un anarchico. Quindi la sua visione era tecnologica, perché la tecnologia permette di andare oltre la realtà. Questa era la sua visione principale. La sua figura del cyberpunk era una visione anche sociale, no? Dove il cyberpunk è vicino ai Ronin giapponesi, quindi il senso dell'uomo che diventa Dio, sono il tuo Dio, è una visione anarchica per eccellenza proprio. L'anarchico per eccellenza solo contro il sistema, tutto qua. Ok, infatti contro il sistema. Poi la tecnologia ha preso una piega un po' di sinistra, per cui la visione anarchica è diventata poi quello che vediamo nella vita attuale, di fatto. Capito? Questo è il mio punto di vista. Certo, infatti l'anarchico per eccellenza tutto nasce da lì più o meno, cioè è giusto il percorso fatto da Matteo, era perfetto, cioè, per me avrei messo un link tra Liri e altri pensatori come Robert Anton Wilson, quindi sta bene anche col concetto di la realtà non esiste. In realtà non esiste. La storia esiste, è scritta in un libro o sentita da qualcuno. Dopo il nostro incontro, la realtà non esiste più. Non esiste mai. Quindi la realtà può essere cambiata a piacimento. Quindi quello che c'è su internet, i meme, così, sono altrettanto reali per me, uguali come la realtà attuale. Io non posso sapere se tra 10 anni dirò che io a volte faccio dei interventi per lavoro e che racconto di me di cose, delle cazzate pazzesche, tipo che ho studiato Stanford, ma le cose abbastanza reali. Ho parlato per una giornata e alla fine dico guardate che erano tutte palle, ma in realtà se non lo dico, la realtà vera è che io ho studiato a Stanford e si spange la voce che ho studiato a Stanford, è altrettanto reale quanto il fatto che non ho studiato a Stanford. Quindi questo è il concetto di realtà, che come dice, cioè la realtà della realtà. I meme sono reali quanto la realtà, non c'è una realtà della realtà, c'è solo la realtà sola, che non esiste.
Questo è il concetto. Quindi è la parte bella della, del concetto cyberpunk, che tu puoi, come il gatto di Schoenberg, è cosa è reale e non reale allo stesso tempo. Sono belli libri di Anton Wilson come L'occhio della piramide e così via, che sono una serie di palle abbastanza realistiche, però sono altrettanto reali dalla realtà vera. Questo è interessante della tecnologia, crea mondi alternativi altrettanto reali rispetto alla realtà vera. Quindi non c'è uno che dice questo è vero, nulla è vero e non è vero. In questo momento, noi, in questo momento, in questo preciso istante, noi crediamo che questo sia vero. Però è consensuale, cioè la stessa verità di Matteo, la stessa mia o un altro, ma fra un minuto già non è più vera. E quindi possiamo dire, posso spargere la voce, che questo incontro è stato bellissimo, eravamo in 100.000. Ok? La propongo e questa cosa diventa vera. La storia è una serie di fatti raccontati che diventa storia perché qualcuno ha deciso che è vera. C'è una realtà consensuale che dice che è vera. Questa è la parte affascinante della tecnologia, secondo me, dove tu puoi creare mondi, non irreali, mondi diversi e dove puoi creare proprio anche storie diverse. I social media crea mondi nuovi, degli avatar, delle persone, e crei delle connessioni che non esistono nella realtà, ma esistono soltanto nella nostra cyber mondo. Questa parte è molto interessante, secondo me. Scusate. Ci sono lui e Marco Moschito che vorrebbero fare qualcosa. Faccio veloce. Oggi ero venuto perché pensavo la storia dell'LSD, dicevo chissà cosa tirano fuori. No, perché mi sembra che la rete di adesso vada contro un'apertura di un certo tipo. Forma molto l'identità. Chiude, definisce molto bene i comportamenti. Tempo dietro non era così, tempo dietro si andava dall'identità multipla verso l'anonimato. Adesso è più difficile che nell'esperienza normale, diciamo, delle persone, poi dopo alcuni possono anche fare altre cose, ma l'esperienza normale a me sembra che vada all'incontrario. Volevo vedere che cosa dicevate voi. Io per esempio, a proposito di robetta artistica, tanti anni fa avevo scritto uno script in Perl che andava a prendere la cache del browser di ognuno che lanciava il proprio script, e per ogni file di testo lui andava a scegliere in maniera casuale tutte le immagini che erano nella cache. La mia idea era quella di lavorare insieme a Barus, fare un grande cut-up della propria identità di ognuno di noi, quindi ognuno che faceva girare il proprio script, faceva lavorare la propria identità, la frantumava e la spargeva in questi nuovi testi che erano come un archivio che uno si andava a rileggere il testo, però con tutte queste immagini che tra l'altro venivano anche a deformate, perché io non andavo a calcolare la dimensione, alcuni si spappolavano, altri no, altri che hanno un background. In questo senso voglio dire che la storia di andare a invece a lavorare sulla nostra identità per renderla un po' meno rigida, a me non sembra che si vada in questo senso. Per cui non mi sembra tanto LSD questa nuova tecnologia. Noi dobbiamo fare delle cose perché ci portino verso un approccio della tecnologia di questo tipo. Se ci interessa avere un po' più di gioco con le nostre identità. Finito. Ma io volevo fare due chiarimenti. Il primo è che facciamo un po' di distinzioni. Le tecnologie, tante cose, diverse tra di loro, internet, una porzione di
apparati tecnologici, vari protocolli, funzionamenti diversi, cose varie che viaggiano in modi diversi, deep web, dark web, deep net, e poi il web, sta cosa che viaggia sul protocollo HTTPS, che è indicizzato da Google, ok? Se stiamo parlando di questa cosettina qua, questo è il nuovo LSD, per il gruppo Ippolita, no. Internet è nuovo LSD, punto di domanda, va bene come domanda, trovo un po' limitante, però, come dire, abbiamo accettato lo stimolo e siamo venuti qua, no? Quindi, questa era la prima considerazione. La seconda considerazione era, Timothy Leary, grande maestro, aveva un po' di problemi col capitalismo, secondo noi era uno di quei prodromi dell'anarcocapitalismo che informa tante esperienze del web commerciale di oggi, quindi è un maestro un po' scomodo, problematico quantomeno, insomma. Soprattutto è stato, come dire, ispiratore di tanti transumanisti. I transumanisti purtroppo non hanno capito niente delle analisi fenomenologiche, avrebbero potuto studiarle, non l'hanno fatto, e quindi non hanno capito che la mente è coestensiva al corpo, il corpo è coestensivo alla mente, la mia coscienza disincarnata non è più la mia coscienza, è un'altra roba, la mia coscienza è quella che è, perché io sono dentro questo avatar, come dicevi tu, questo corpo che è fatto in un certo modo, che funziona in un certo modo, ok? E quindi la mia coscienza è in un certo modo. Se io la prendo, la isolo e la faccio andare in un altro corpo, sia esso macchinico o organico, quello che è un'altra cosa. La perdo comunque, si trasforma, non è più lei. Questi transumanisti ancora non è che fanno finta che no, che non è un problema. Vedremo quando ci si arriverà. Poi il riferimento a Ubik, e chiudo. In Ubik cosa succede? Succede che a un certo punto, succede come in molti romanti di Dick, succede una cosa catastrofica subito, che poi si capisce dopo. Cosa succede? Succede che c'è una missione, muoiono tutti tranne il committente di questa missione, no? Muoiono tutti, ma nessuno si accorge che è morto, perché in quel mondo esiste uno spazio che viene chiamato nell'edizione italiana, non so se anche in quello inglese, moratorium, dove in sostanza le coscienze di quelli che appena morti vengono prese, registrate e conservate per un po' di tempo, poi la coscienza, cioè, poi decade, no? Allora cosa succede? Che loro sono convinti di essere ancora vivi perché sono stati presi immediatamente e messi dentro questo mondo fittizio. L'unica persona che è rimasta in vita, il committente della missione, che non ha partecipato alla missione, comincia a lanciargli dei messaggi per cercare di fargli capire la loro condizione nuova. Io sono vivo, voi siete morti. Cominciano a comparire queste scritte strane, uno va al cesso e si trova la scritta "io sono vivo, voi siete morti", no? È il committente che cerca di dire al protagonista: svegliati fuori, guarda che non è, c'è un problema, non hai capito. Solo che quello che succede in questa realtà alternativa dove la coscienza è stata trasportata non funziona tanto bene. Cominciano a succedere delle cose strane, no? Le cose cominciano a invecchiare velocemente, anzi in realtà regrediscono, vabbè, insomma, poco più complicato. Il fatto è che va tutto letteralmente a catafascio, non si tiene insieme niente, fino a quando loro capiscono che sono morti, poi vabbè, la storia poi prosegue, adesso non sto a raccontarvi tutto. Però ecco, questa cosa della coestensione tra mente e corpo è una cosa che la fenomenologia
Husserl, ma soprattutto Marlo Ponti, ha indagato tanto. È stata poi ripresa, queste analisi sono state poi riprese, sono state fondamentali in tutto il movimento, come dire, dell'antipsichiatria, no? Per cercare di appunto arrivare a una definizione di coscienza meno riduzionista. E però insomma c'è questa cosa qua che senza il corpo durerà. Parecchio. Anche se penso che la tecnologia sia proprio insita nell'essere umano, proprio nel senso che perché nasca un volatile serve l'uccello, l'uccella, e serve che cosa? Il nido. Senza nido i volatili si estinguono, si estinguono. Quindi l'essere umano insomma, anche l'essere umano è fatto di tecnologie che crea, no? E io credo che la tecnologia informatica così sia l'ultimo ritrovato tecnologico, secondo me. Quindi io sono abbastanza, cioè vedo il lato, io per struttura mentale vedo generalmente il lato positivo delle cose, non sono di cultura critica, no? Per cui vedo il lato positivo delle cose. Poi è evidente che ci sono delle distorsioni, no? È evidente che la pistola possa ammazzare qualcuno, è evidente, pure anche la stessa macchina puoi ammazzare qualcuno andando in macchina. Questo non vuol dire che devo proibire l'automobile, perché ti dà la possibilità di ammazzare qualcuno. Il fatto di avere un tablet con cui puoi vedere delle persone parlare da parte del mondo, fino a un po' di secoli fa era magia, si chiamava magia. Oggi si chiama realtà, e la tecnologia riesce ad andare oltre la realtà. Poi ci sono distorsioni come il transumanesimo brutto, e altri, internet in senso di repressione sociale e così via, è vero. Però io credo che la tecnologia sia obbligata, detto in termini banali. Poi ci possiamo criticare fin quando vogliamo, ma in realtà siamo in un'epoca, questo è il mio pallino che dico tutti mi incazzano, siamo in un'epoca fighissima, cazzo, di quelle più fighe che abbiamo mai vissuto. Perché fino a un secolo fa morivamo di influenza, esatto, influenza, capito? E prima anche peggio. Per cui dire che la tecnologia oggi è merda, cioè veramente trovo una cosa veramente retriva proprio, personalmente la trovo vergognosa. In realtà la tecnologia, quindi la tecnologia compreso la rete, dà possibilità enormi all'intero pianeta. Poi se le persone l'uso, poi l'essere umano la usa in modo così, con stimoli sbagliati, questo è evidente, perché questo vale per tutto. Per cui io personalmente non vedo sempre il lato critico delle cose, che giustamente è giusto che siano, ma vedo il lato fantastico delle cose, come il libro di Eric Davis, no? Si chiama Techniosis, proprio la forza prometeica della tecnologia. Quindi anche ho citato Anton Wilson per quello, perché il legame tra Leary, Anton Wilson e Prometheus Rising e la realtà che non c'è, che non esiste, che quindi siamo in una tutto è vero e non vero, per me è mostruosamente affascinante. E anche psichedelico. Ed è incredibilmente psichedelico. È vero, no, sì, dobbiamo solo risolvere questo problema col capitalismo, poi ci siamo. Vabbè, ma il capitalismo è oltre, cioè. Io credo che però ci sia un problema da affrontare, perché noi viviamo proprio col capitalismo. Ma oltre al capitalismo, che tra virgolette potrebbe forse sembrare
più, sì, che è da un lato al giorno d'oggi più opprimente, ma secondo me bisogna anche affrontare il fatto di rapporto di con la tecnologia da parte dei bambini, perché noi parliamo di internet come il futuro LST, voi dareste LST a un bambino di 6-7 anni? E quindi l'iperstimolazione causata comunque sia da un tutto così infinito a portata di mano che ti iper eccitativa, stimola. Risposta è sì. Risposta è sì. E non potrebbe essere comunque sia uno sfasamento eccessivo rispetto a quelli che sono semplicemente i ritmi naturali. La natura ci insegna a fare le cose con calma. Secondo me il iperstimolare il cervello di un bambino a tal punto lo porterebbe innanzitutto a uno stato dissociativo molto più presente di quello che possiamo vivere noi. Cioè, noi che siamo più adulte, che abbiamo vissuto la tecnologia in un determinato modo, abbiamo visto la nascita della tecnologia, dei social network, credo che pochi di noi si identificano nel proprio avatar su Facebook. Un ragazzino di 12-13 anni si identifica nel suo avatar. Esatto. Un bambino di 6 anni non ha motivo di sviluppare una personalità al di fuori del proprio avatar. Secondo me questo è mandare le future generazioni a una realtà stile Matrix. No. Mi chiudo dentro un bunker che davvero mi dà l'autosufficienza a livello organico, poi meglio vivere come avatar perché non mi faccio male, perché mi posso cambiare fisicamente ogni volta che voglio. Secondo me sovrastimolare i giovani soprattutto a una realtà di questo tipo, che è 50.000 volte più semplice e più positiva e più sorprendente di quello di oggi, porterebbe a un distacco di te stesso da tutto il resto. E quindi tu, rapporti umani, tu hai una soluzione, cioè nel senso sai già come fare? Sì. Aspettare. Perché io lavoro con i bambini, aspettare la creazione della personalità del bambino. Aspettare che il bambino sappia almeno capire in modo che lui plasmi il suo avatar in base alla sua vita e non che plasmi la sua vita in base al suo avatar. Ma il bambino è la sua vita, però è il suo avatar, è il bambino. Questo è l'illusione. Perché il bambino non deve sentire il peso del giudizio altrui in un modo così scordinato come succede oggi. Anche il telefono assolutamente, anche la lettera lo appunto, è appunto, ma quando la mamma fa vedere al bambino guarda quanti like ha fatto con la tua foto, guarda quanti like, è la mamma che comunque sia spinge il bambino a vedere. Il problema non è il bambino, il problema è la mamma, non è anche la mamma, ma è la dose, ma il problema è anche il bambino, perché comunque sia ci sono milioni di psicologi che fanno in modo che un bambino davanti a un tablet non stacchi mai gli occhi dal tablet. È stato provato scientificamente, è stato messo in analisi il cervello di un bambino di 2 anni davanti a un tablet ed è stato comparato al cervello di un adulto in cocaina ed è citato nello stesso identico modo. A parte che stiamo parlando di nuovo LSD, non di nuovo cocaina, pure così, oggi come oggi l'utilizzo della tecnologia è uno sfacelo. L'ultra HD, che uno è in casa e si mette con il televisore ultra HD convinto di rilassarsi, non ti rilassi. Il tuo cervello è talmente tanto sovraccarico perché in natura non tu, però tu devi tuo pensare anche che i bambini di oggi il mio cervello può gradualmente può. Molto quando, gradualmente quando dico cosa faccio, per esempio quando non c'era la musica registrata c'erano solo i concerti, ovviamente se c'era qualcuno che suonava, no, non c'era neanche la musica registrata. Quando la musica è stata registrata è diventata una cosa planetaria, no? C'è il disco e tutto. Per noi è una figata, no? Penso che per la nostra generazione era una figata, giusto? Ma credo che magari un nonno avrebbe detto cazzo, che cazzata, è bello questo, è vero, come quando c'è qualcuno che suona, non questa puttanata che la sente attraverso delle casse. Però la musica registrata non ha un effetto collaterale sul bambino come invece può averlo uno schermo. Guarda, quando Peppa Pig, non troverete un bambino sul pianeta Terra che messo davanti
a uno schermo con Peppa Pig faccia qualcosa di diverso se non... E perché c'è qualcosa di male secondo te? Perché poi la mamma mette il bambino davanti alla televisione e gli fa vedere Peppa Pig tutto il giorno, il problema è la mamma. Ma certo, il problema è la questione di dose, sempre come con le sostanze. È sempre una questione di dose, ma noi dobbiamo partire dal presupposto che il bambino di oggi, cioè quello che una donna partorisce oggi, non ha lo stesso cervello, certo, dello stesso bambino, esatto, di quando eravamo bambini noi, esatto, è un altro cervello, è un altro, ed è programmato per altre cose. Esatto. Infatti, se tu, come mai, se tu metti in mano un telefono a un bambino di 3 anni, 4 anni, lo sa già usare? Perché io non mi ho dai genitori. Perché questi strumenti sono studiati per essere usati anche da un bambino di 3 anni? C'è un grosso equivoco. Non vuol dire che c'è il bambino riesce a usare il cellulare come riesce a usare qualunque altra cosa, gli si lasci usare con consapevolezza. Il bambino fa tutto quello che fanno gli adulti, se un genitore sta lì senza proibirgli di fare qualcosa e impara a fare tutto. Io non so, io vi dico, lavoro con i bambini e vedo i bambini fare cose. Abbiamo presentato un libro giorni fa con Matteo che si chiamava, parlava di accelerazionismo, un vero un mondo senza lavoro. Sì, diciamo, come dire, auspica che anziché frenare lo sviluppo tecnologico lo si acceleri, ma indirizzandolo non dove lo manda il capitalismo, il sistema in questo momento, ma indirizzandolo. Chi lo indirizza? Chi in questo momento gestisce il potere, il sistema e la repressione. La tecnologia è utilizzata per la repressione principalmente in questo momento. Questo libro invece, Realismo Capitalista, penso che molti a partire da Marco l'abbiano letto, perché lo so perché me l'ha detto, è molto interessante, perché la persona che poi, l'ha scritto, Fischer, sostanzialmente riesce a fare un'analisi di quelli che sono i tempi in cui viviamo, dai disturbi che i suoi alunni in classe hanno. L'analisi che viene fuori alla fine di questo libro è che questa accelerazione, non diciamo portata in senso positivo, un po' come dovremmo far noi e come auspicano gli accelerazionisti, ma in senso negativo per come sta andando, sta creando tutta una serie di patologie nuove che sono venute fuori negli ultimi 30 anni. Perfetto, e non c'è nessuno che possa confutare questa cosa. Deficit dell'attenzione, tutta una serie di cose, per cui la soluzione di Fischer nel libro è la super tata marxista, è un qualcuno che consapevolmente al bambino dia la tecnologia sì a 3 anni ma in piccole dosi, cioè è il banale discorso del se stai davanti al televisore più di 2 ore ti fa male se non hai almeno 10-15 anni, ma mi pare così scontato che quello che diceva Giorgio era sostanzialmente la tecnologia è appunto da dosare, tanto più quando sei un bambino. Se per noi può essere stato facile perderci consapevolmente nell'altrove di una realtà virtuale o di un viaggio chetaminico, perché? Perché innanzitutto, diciamo, abbiamo imparato il muro concreto, che cos'è. Un bambino che non impara prima che si spacca la testa contro il muro, prima deve imparare che il muro gli spacca la testa e poi dopo che lo schermo c'ha un qualcosa dietro. Ma è un problema di dose, come con le sostanze, secondo me. Sentiamo anche perché la tecnologia sta risolvendo un sacco di patologie in bambini che hanno tipo dei ritardi neuroevolutivi, cioè senza la tecnologia, ad esempio, tutta questa parte di bambini con problemi non saprebbe né leggere né scrivere né contare, sarebbe magari non sarebbe né leggere né scrivere né contare all'età in cui sistema. No, io conosco bambini di 13 anni che non sanno leggere perché hanno dei gravissimi problemi. Allora, con la tecnologia hanno risolto il problema. Allora, quanto dice Fischer, però la dislessia viene proprio dalla tecnologia. La dislessia viene corretta molto. La dislessia viene compensata molto con la tecnologia. D'accordo, io non lo metto in dubbio, però perché Fischer in questo libro dice che viene causata. No, leggerò il libro, sono curiosa davvero, però non ne trovo di corrispondenza. Gli ultimi studi dicono che i bambini queste cose, è ovvio,
Dici gli studi lo dicono, quindi è ovvio. No, se gli studi lo dicono non è detto che sia ovvio questo proprio. Va bene, cosa facciamo? Chiudiamo che c'è un po' di pausa per iniziare il prossimo tavolo. Si può continuare la discussione privatamente, a gruppetti. A che ora?